Mister, finalmente un sorriso e dicevi entrando in sala stampa un sorriso per i ragazzi. Soprattutto perché questi ragazzi, da quando sono arrivati, anche prima, si sono sempre allenati a 100 all'ora e non hanno mai fatto un allenamento sotto ritmo. E questo penso che per loro sia una cosa importantissima, ma soprattutto perché dopo un primo tempo giocati in quella maniera, prendere un gol in quella maniera e poi. Ma non siamo andati mai in difficoltà, ti devo dire la verità. Siamo stati sempre nella loro area, abbiamo avuto delle occasioni, dobbiamo migliorare perché oggi siamo stati, soprattutto nel primo tempo, molto leziosi. Leziosi perché abbiamo cercato sempre di fare la giocata e mai calciare né dal limite, ma soprattutto anche in area. Siamo arrivati 2 o 3 volte, potevamo passare in vantaggio e abbiamo sempre cincischiato, abbiamo fatto sempre la giocata. Però i 3 che sono arrivati ci hanno dato una linfa incredibile a livello di energia positiva, ma soprattutto anche a livello di carattere. Infatti, si sono sentiti tanto. Però i complimenti vanno a tutti i ragazzi perché sono stati veramente incredibili. Poi quando vinci partite così, alla fine con questa rabbia, con questa voglia, sicuramente speriamo che cambi il trend e siamo convinti che lo faccia cambiare. Un Varese che ci ha creduto fino in fondo, ha vinto proprio oltre il 90esimo, dalla panchina ci credevi di poterla ribaltare? Ma sinceramente parlavamo dopo che ha preso gol, dopo il 45, nel primo tempo ho detto cazzo. C'è sempre il voodoo qua, c'è qualcuno che mette sempre le spille nella bambola, no? Ci sono quelle robe là che dicevano una volta. È impossibile dopo un primo tempo così andare in svantaggio, però alla fine ci abbiamo creduto, quelli che sono entrati hanno fatto molto bene, quindi anche lo spirito è cambiato, perché molte volte dalla panchina, molte volte quando si entrava non si entrava con questa rabbia, invece devo dirti che oggi i 3 o 4 che sono entrati con un piglio diverso. Quindi, complimenti grandissimi ai ragazzi che sono ma anche alla società che in questo momento ha fatto degli investimenti e quindi penso che sia giusto. Anche ai tifosi perché penso che hanno vissuto dei momenti veramente incredibili Il mercato del Varese si può considerare chiuso o possiamo aspettarci come ancora qualcosa? noi. No, sicuramente ci aspettiamo ancora qualcosa. Abbiamo bisogno, il direttore lo sa benissimo come il padrone, il presidente. Abbiamo bisogno di un esterno di ruolo forte che magari ci può far cambiare anche determinate situazioni. Anche oggi Brian, che è un giocatore importantissimo, un centrocampista che in un centrocampo a 3 può diventare sempre devastante. Oggi ha fatto una gran partita, però all'inizio partiva largo per rientrare, quindi se riusciamo a trovare un esterno con delle capacità importanti e poi possiamo dire che il mercato può essere chiuso. Quante settimane ti servono e poi potremo dire di vedere il vero Varese di De Paola? Sai, dobbiamo lavorare perché questi 3 nuovi ancora non sono entrati in certi tipi di meccanismi, ma poi dobbiamo lavorare anche su Piccoli perché è un giocatore che ha una qualità incredibile, però ancora non riesce, dopo 5 mesi di inattività è normale che, però è un giocatore su cui io punto molto, quindi anche perché c'ha piede, c'ha qualità, c'ha struttura. Sicuramente dobbiamo lavorare per cercare. Oggi è stato importante il carattere, non abbiamo mai mollato, siamo stati sempre sul pezzo, quindi già questa è una cosa molto importante. Dobbiamo ripartire con lo stesso spirito con cui ci alleniamo, ci sacrifichiamo, lottiamo e sicuramente quando alziamo la condizione di 3-4 giocatori che in questo momento possono darci sicuramente di più, perché Piccoli è un giocatore che secondo me in questa squadra può fare veramente la differenza, sia in fase di possesso che non possesso. Ed è un giocatore che in questo momento sta soffrendo, ma se io non lo faccio giocare, questa è la condizione della tua più. E molte volte magari ti prendi qualche critica, ma io ho le spalle larghe, l'ho sempre detto. Dove sono stato all'inizio sono stato sempre contestato, ma poi mi sono divertito.